ancora tantissimo Fabio. Vorrei concludere questo incontro per poi passare a un attimo più conviviale, più di festa, di scambio degli auguri e delle imminenti festività natalizie. Solamente così, dato che Fabio ha parlato di progetti e di programmare attività per il prossimo anno, così brevemente ricordare un po' quelle che sono state le attività del 2016, quelle che sono un po' le indicazioni avute anche dagli associati, dagli altri amici per il 2017. 2016, oltre alle classiche e solite attività promozionali, partecipazione alle fiere, Pitti, Moda Italia, Tokyo, presenze manifestazioni in Russia e in Corea, le singole aziende sempre coordinate dall'attività consortile del consorzio hanno organizzato talk show in Giappone, talk show in Corea, partecipazioni, attività consortili a manifestazioni delle marche dedicate al mercato russo. Abbiamo quest'anno per la prima volta organizzato una partecipazione collettiva a Zurigo per un'attività dedicata appunto al mercato della Svizzera. E quelle del 2017 sono altrettanto importanti, altrettanto ambiziose. Si vuole senz'altro riprendere in mano il discorso della fattibilità di una presenza di attività promozionali nel mercato degli Stati Uniti, si vuole partecipare all'attività di promozione in Corea, che è uno dei mercati, come anticipava anche Fabio, che sta dando qualche risultato più brillante rispetto agli altri paesi del Far East. Ci sono, va bene la solita, come dicevo, presenza alle manifestazioni fieristiche, che ormai sono diventate per le aziende un calendario molto importante, anche perché le aziende del consorzio partecipano a quella che a mio avviso è ancora una delle fiere a livello internazionale, forse la più importante, che è il Pitti Uomo a Firenze, che vedrà appunto l'edizione invernale già all'inizio del prossimo anno, dal 10 al 14 di gennaio. E poi in consiglio recentissimamente abbiamo parlato della possibilità di esplorare quello che potrebbe essere un e-commerce, una piattaforma e-commerce a livello consortile. Questo vorrei rimandarlo ad una prossima discussione e vorrei rimandarlo ad un prossimo consiglio, ad un prossimo incontro con tutti gli associati. Però insomma, io solamente ci tenevo a sì, sta già arrivando il buffet, sarò velocissimo, era solamente per ricordare che il consorzio non finisce mai di progettare, di promuovere, di pensare. Vorrei che nel portare a casa questo piccolo plico che abbiamo distribuito a tutti i partecipanti questa sera, riflettessimo veramente cambiamento che il consorzio ha attuato 2 anni fa con questa carta della qualità e con questa nuova brochure chiamata Company Profile, che rappresenta un po' le aziende associate e dove si possono trovare anche informazioni relative ai soci e ai contatti. E vorrei che lo apprezzaste come l'abbiamo apprezzato tutti noi, perché credo che già nell'immagine. E su questo ringrazio gli amici Andrea e Cristiano della Carta in Friends che ci hanno assistito in questo processo che, al di là di essere uno dei punti cardine che la Regione Emilia-Romagna richiedeva proprio nel processo di accreditamento, quindi di darsi anche una veste più costruita, un'immagine più accattivante. E Andrea e Cristiano hanno capito lo spirito dell'associazione, hanno collaborato tantissimo con noi e hanno collaborato tantissimo principalmente con Giuseppe e con Alberto. E credo che veramente rappresenti per noi un nuovo punto.
partenza per uno stimolo nuovo, un 2017 che sarà sempre comunque molto difficile, ma credo che insieme si possano veramente condividere delle esperienze e dei risultati più soddisfacenti. A nome di tutto il consorzio faccio a tutti voi tantissimi auguri, vi ringrazio ancora tantissimo della vostra partecipazione, ci fermiamo un attimo per